Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una Templara. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i Templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo. Esattamente. La Guardia Svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Pronti? Mirate! Fuoco! Ben fatto. Tutti ai posti. Viva la nazione! Viva la rivoluzione! Viva la rivoluzione! Col cazzo. Vero. Che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Ma vaffanculo sto stronzo. Che coglioni. Che coglioni. Dai, vai via, dai. Bravo. Bravo, bravo. Che coglioni, non controllano. Buono, 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 buono. Sono anche un coglione però che mi faccio individuare. Devo stare attento, cazzo. Sempre ste missioni complicate. E che cazzo? Cioè, ma dai. Lì. Che cazzo fanno questi, dai?
Appena esco mi vedono, cioè che cazzo è? Sono con te. Vabbò, io vaffanculo. Ti devo parlare, ma che cazzo è? Cioè vaffanculo. Vero, che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Cioè, comunque prima è successo un cazzo di bug pazzesco, cioè. Un cazzo di bug pazzesco, cioè io non ci potevo fare niente. Il mio dovere da patriota! No, e dai! No. Beh, non riesci a correre più veloce. Qualche segno di... Aspetta un attimo, sta succedendo? Non potete vedermi, dai, qui dietro. Cioè, dai, è proprio una cosa inaudita se mi vedete. Ma com'è possibile? Gli stavo dietro. Dai. E ora dove diavolo è? Dai, bravo, girati, dai. Quante cazzo di guardie, cioè, ma è impossibile, da. La lepre ha fatto l'errore a voler superare la morte. Guarda. Guarda quante cazzo di guardie, ma è impossibile. Non mi sento. Indietro! Potrebbe darsi una bella calma. No, Arno, cazzo fai? Col cazzo che ci arrivo lassù, mannaggia. Che cazzo viene a fare questo qua? Che sta succedendo?
tutte queste cazzo di guardie, però. Cercate il capitano vuole quelle carte. Non c'è nulla qui. Cercate ancora. Si trovano qui. Qualche segno del tiranno? Sarà scappato via. Che codardo. Sembra uno stronzo che te caga un cazzo. Che cazzo questo? Schiatto. Fatto l'aspetto di un rivoluzionario. Il cappuccio, però, è un po' sinistro, se posso dirtelo. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Capisco. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. Stavi dicendo? Ottimo lavoro, amico mio. Già, amico mio.